Dopo l'1-1 al centro sportivo La Borghesiana, Tolfa e Lodigiani si affrontano nuovamente oggi al Felice Scoponi in Tolfa, semifinale di ritorno di Coppa Italia promozione. In palio il pass per la finalissima, in programma il 13 maggio al Comunale di Viterbo. In contemporanea, dopo l'1-1 al Campo Roma in San Giovanni, Atletico Ragliano e Romulia si daranno battaglia per l'altro posto a Roberto Abbaffati di Lariano. Buon pomeriggio da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy e Luca Giannuzzo. Buona visione a tutti quanti. E allora ci siamo. Si parte con il primo pallone mosso dai padroni di casa, che lanciano subito sulla destra. La Lodigiani che chiude senza troppi problemi, ancora Tolfa, attenzione subito all'opportunità con Moretti che può calciare, facile però la presa per Di Stefano. Mentre, come dicevamo, in contemporanea si gioca lo scontro di ritorno di semifinale anche tra Atletico Lariano e Romuli. Attenzione qui a Moretti che mette giù il pallone, Moretti calcia, neutralizza Di Stefano in qualche modo, ma poi arriva il vantaggio della formazione di casa con la marcatura di Carolini. L'under del Tolfa trova in apertura di partita il gol. Ora il pericolo numero uno della formazione di casa, Andrea Moretti, autore di 20 gol in stagione. Attenzione intanto però alla Lodigiani che costruisce, la palla viene allontanata non bene sui piedi di Cacciacarro che ripropone sulla destra. Allora vediamo se si accende Maglione, traversone sul secondo palo, subito la reazione della Lodigiani con un colpo di testa smanacciato da Montani e poi rimessa laterale. Qui grande cross da parte di Maglione, un ottimo risultato della squadra di casa. Calcio d'angolo allora affidato a Trebisondi, che è pronto ad andare con il destro, traiettoria, rientrare, e solamente illusione del gol sul secondo palo, quasi a botta sicura. Il pallone è stato messo fuori da Pappalardo, mentre adesso prova un'acrobazia Carolini che non riesce ad impattare correttamente il pallone. Adesso allora la ripartenza ce l'ha la Lodigiani con Maglione che apre sulla destra, possibilità per Fiore, temporeggia il numero 25, sposta la sfera prima sul mancino, poi sul destro, prova il diagonale, ha colpito bene il pallone, la palla sibila di fronte al palo difeso da Montani. Non arriva il pareggio della Lodigiani quando siamo adesso all'esatta metà del primo tempo. Andata, Moretti che ha trovato 13 gol in campionato, 7 in coppa, stiamo parlando del miglior marcatore della competizione con 7 marcature, ne ha 5 Panella, fermato però dall'infortunio, giocatore della Lodigiani che insegue. Intanto attenzione al cross che viene messo dentro da Cacciacarro e trova la testa di De Vecchis, secondo gol in coppa per lui, è 1-1 Lodigiani calcio. Ed è pronto a rinvio anche Montani, fischietto in bocca per il direttore di gara che fischia due volte. Allora il parziale è di 1-1 all'intervallo al campo Felice Scoponi, al vantaggio di Carolini risponde il pareggio di De Vecchis, piccola interruzione per noi. Ora di 0-1 in favore della Romulia grazie alla marcatura di Amorosino. Intanto attenzione però alla Lodigiani, posizione regolare per Ambrosecchio che si divora il gol che avrebbe ribaltato la partita, proteste del pubblico di casa che avrebbe voluto l'offside del numero 16, che alla prima vera palla gol servitagli dai compagni non è riuscito a trovare la marcatura dell'1-2, errore da matita rossa. Qui poteva veramente pesare tanto per la Lodigiani, perché ricordiamo i gol in trasferta valgono doppio. Eh sì, perché un gol adesso della Lodigiani costringerebbe il Tolfa a doverne segnare due, mentre riconquista proprio il Tolfa Ambrosecchio sul pallone, la palla arriva però dalle parti di Liberati e poi ancora il Tolfa a dialogare. Attenzione a Moretti, il miracolo di Di Stefano, la palla è ancora viva, ripropone al centro verso Moretti, Carolini con il tocco morbido allontana la Lodigiani. Sente anche lo speaker del Tolfa, si accoda alle proteste in maniera molto goliardica. Batte il calcio di punizione Mecucci sulla sinistra, il pallone arriva dalle parti di Trebisondi che può controllare sul limite dell'area di rigore, gira verso Moretti, la solita sponda di Moretti,
calcia di prima intenzione Liberati, va alto sopra la traversa difesa da Di Stefano, con l'intervento ai danni di Liberati che è andato a terra, lo ha toccato da dietro Spoletini, non c'è stato fallo secondo il direttore di gara, ancora prova il tolfa centralmente Lodigiani, che però adesso può imbastire la ripartenza. Il pallone è per De Carlo che anticipa Santi, poi De Carlo tocca morbido, non riesce però a trovare la via del gol che darebbe una forte botta morale al tolfa nella sua uscita dal campo. Primo gol in questa stagione del numero 11, non poteva essere più pesante e più importante. Intanto Petitta che gestisce proprio nel nuovo ruolo di esterno di destra, il suo tentativo di cross viene facilmente allontanato dal tolfa, pensa per un attimo addirittura alla conclusione De Vecchis, che poi decide di affidare a Petitta che calcia, si allunga e mette in calcio d'angolo Montani, reattivo, arriva sul suo palo e concede il calcio d'angolo. Mina verso la propria panchina, uscito da quel lato di campo, la palla in avanti, Pappalardo la alza e la insegue proprio il nuovo entrato Borgesi. Gioca però il tolfa sulla sinistra, la palla in avanti dalle parti proprio di Toflai, se non ho visto male, anzi no, Toflai è sul secondo palo, la palla arriva proprio dalle sue parti, traversone perfetto, non è riuscito Toflai a dare la giusta potenza al pallone, Di Stefano se l'è ritrovata lì. Tanto c'è una posizione importante adesso da seguire. Possibilità per la squadra di casa con Rocisano che va a crossare all'interno dell'area di rigore e poi arriva il gol del tolfa, annullato però per fuorigioco. Si è alzata la bandierina dell'assistente del direttore di gara, si resta allora sull'1-1 in questo finale incredibile. La marcatura era stata trovata dal tolfa. Si aspetta il fischio del signor Conte, eccolo. La rincorsa di Mecucci, traversone sul secondo palo, si ritrova il pallone lì di Stefano e allora saranno calci di rigore, i tiri dal dischetto decideranno quale delle due compagini accederà alla finalissima. Primo calcio di rigore che è pronto a battere il tolfa, 20 gol in stagione per Andrea Moretti, adesso sul dischetto si aspetta il fischio da parte del signor Conte. Moretti contro Di Stefano, la rincorsa di Moretti, Di Stefano lo ipnotizza e para il primo rigore. È il turno adesso della Lodigiani che manda Alessio Petitta sul pallone, Petitta spiazza Montani, è 1-0. È il turno infatti di Lorenzo Savarino di fronte a sé a Daniele Di Stefano che ha già parato il rigore precedente, la rincorsa di Savarino, il silenzio e ancora la parata di Daniele Di Stefano, assoluto protagonista dell'incontro, due calci di rigore parati su due. Tocca a Montani, anzi pardon, tocca a Maione che trasforma contro Montani, 2-0 Lodigiani. Omar Pastorelli riesce a bucare per la prima volta nella serie dal dischetto Daniele Di Stefano, questa volta spiazzato, è 1-2. Si presenta De Carlo contro Montani, spiazzato ancora Montani, è 3-1. Mecucci contro Di Stefano, ancora il rigore sbagliato dal tolfa, allora la Lodigiani accede alla finalissima per la Coppa Promozione, vince ai calci di rigore dopo il duplice risultato di 1-1 la squadra guidata da Fabrizio Marziali e accede, strappa il pass per la finale che ricordiamo si disputerà al Comunale di Viterbo il 13 maggio. Al momento la Romulia ancora vince per 1-0, cercheremo poi di scoprire quale delle due squadre tra Atletico Lariano e Romulia approderà
nella finalissima. Intanto un saluto da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy e Luca Giannuzzi. Grazie per averci seguito.